membri della corte, vi prego di concedermi questi 3 minuti per difendermi dalle accuse che mi rivolgono. Causare l'epilessia, l'autismo, uccidere i bambini. Ma il mio unico crimine è quello di essere un vaccino. Certo, le mie origini compromettono la mia innocenza. Convinto che il vaiolo delle mucche proteggesse da quell'umano, il medico Jenner iniettò il vaiolo bovino in un bambino e in seguito lo espose ripetutamente alla forma umana. Un atto criminale, direte giustamente. Ma proprio l'immunità di quel bambino dichiarò l'invenzione del mio primo antenato, il vaccino. E fu questo il primo passo per debellare il vaiolo e per salvare oggi 5 vite ogni minuto. Ma anche per gettare i primi sospetti sulla legalità della nostra natura e del nostro lavoro. Oggi conteniamo piccole quantità di virus o batteri uccisi o vivi, ma resi inoffensivi, o loro piccoli frammenti o prodotti innocui. Proprio il nostro contenuto mima il primo contatto con uno specifico virus o batterio. Così il sistema immunitario si allerta e produce degli specifici proiettili, gli anticorpi, che colpiscono in maniera mirata l'invasore e permettono di ricordare di averlo combattuto. Così, al secondo contatto con la vera minaccia, le difese naturali, rafforzate e pronte, la riconosceranno senza alcuna esitazione, impedendo lo sviluppo della malattia e delle sue temibili conseguenze. Anche noi vaccini ci macchiamo di alcuni crimini. Rossore, dolore nella sedia di iniezione, gonfiore, talvolta febbre. In casi rarissimi abbiamo compiuto violente reazioni allergiche e infiammazioni cerebrali reversibili. Ma i nostri reati sono nulla rispetto alle stragi compiute dalla vera malattia. Tutti i farmaci commettono dei crimini. Anche la tachipirina potrebbe distruggere il vostro fegato. Ma mentre una persona, indipendentemente dalla scelta di assumere la tachipirina, non potrà trasmettere il proprio dolore alla testa al suo vicino, una persona, indipendenza dalla scelta di assumermi o meno, potrebbe trasmettere il virus o il batterio di cui è inconsciamente portatore al suo vicino. E questo potrebbe essere un neonato, un malato di cancro, un trapiantato d'organo, e il suo sistema immunitario potrebbe soccombere alla malattia. Somministrare noi vaccini in una grossa fetta della popolazione per lungo tempo impedisce al virus o al batterio di trasmettersi e permette di proteggere sia chi non ha voluto il nostro aiuto, sia le persone più deboli, in particolare i neonati. Il fatto che manifestino sintomi di gravi malattie come l'autismo proprio a seguito della nostra somministrazione è solo una triste coincidenza temporale. Vi ringrazio per questi 3 minuti e ora rimetto il mio giudizio a voi. Yeah.